siamo con Mario Mondadori, tecnico del Rodigo. Mister, io di domande non gliene faccio, il microfono è tutto suo per spiegare questa vittoria. Spiegare la vittoria, per la legge dei grandi numeri, chi non riesce a chiudere la partita, e dopo succedono queste cose qua nel calcio. Questo qua è uno sport più belli perché i motivi sono questi. Sermide doveva vincere con un ampio margine di 4-5 gol, ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e dopo in fondo con un pizzico anche di sfortuna è stato punito. Noi è stata una delle, io devo dire che abbiamo vinto, però è stata una delle peggiori partite perché la mia squadra non è pervenuta, perché probabilmente i ragazzi hanno già dato per perso questo campionato qua, hanno già dato per certa la retrocessione. Spero solamente che con questa vittoria qua sia la svolta, perlomeno che finiamo un campionato in modo onorevole. Siamo con Marco Malagò, uno dei dirigenti del Sermide. Marco, il microfono è tutto tuo, faccio la stessa cosa che ho fatto con il mister della squadra vincitrice. Beh, sicuramente lui ti avrà risposto in modo più entusiasta del mio. Che dire, con una battuta potremmo dire che se ci fosse stato Zeman in tribuna oggi si sarebbe divertito. Occasioni a go-go da tutte e due le parti. Secondo me questo evidenzia che le difese hanno avuto una pausa oggi, nessuna delle due difese era in campo. E purtroppo noi quando dovevamo chiudere la partita e l'avremmo potuta fare in svariate occasioni non l'abbiamo fatto. E alla fine 5 minuti di pazzia, non so, penso che i ragazzi dovranno riflettere molto su questa cosa, perché non si può buttare via una partita così. In prospettiva allora adesso il discorso della salvezza si complica un po' di più. Era sempre complicato, è sempre stato complicato, però io ritengo che con la prestazione di oggi, specialmente dal punto di vista psicologico, è ancora più complicata. Secondo me questi ragazzi si devono dare una svegliata, perché è ora di finirla. Siamo stati troppo buoni. Oggi occorreva vincere, giocavamo in casa contro l'ultima in classifica, ce ne aveva dato le possibilità e noi non l'abbiamo fatto. E prendere gol, 3 gol negli ultimi 5 minuti, vuol dire non esserci con la testa, non aver voglia di lottare, non aver voglia di salvarci. E io credo che Sermi non meriti tutto ciò.